Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi ci facciamo un giretto in Costa Azzurra con un gran bel vuoto alle nostre spalle. Ragazzi, oggi sono al volante di una sportiva che mi incuriosiva da tempo provarla. Stiamo parlando della prima generazione di Audi R8. Io devo ringraziare Pier, il proprietario che è accanto a me, che mi sta dando l'opportunità di provarla qui nella bellissima Costa Azzurra. Tra l'altro, date un'occhiata anche al suo profilo Instagram, dato che il link lo trovate qui sopra. Sono passati tanti anni da quando è stata introdotta sul mercato la prima generazione di Audi R8, però guardandola non sembra invecchiata così tanto. Già nel 2007 aveva una linea così futuristica che la trovo tuttora attuale. Basti pensare che la concept di questa macchina... è stretta. Questa strada è stretta per un R8 un SUV. Io sono nervoso quando succedono queste cose. Ah, dicevo. Basti pensare che nel 2003 Audi presentò l'Audi Le Mans 4, una concept car che fu praticamente un teaser di quello che poi fu nel 2007 l'Audi R8 stradale, ma già la versione del 2003 era praticamente identica alla versione che poi fu prodotta, quindi pazzesco pensare che questa linea fu disegnata da De Silva nel 2003. A distanza di 16 anni, secondo me, l'R8 rimane un'auto tuttora attuale, con prestazioni che sono ancora di tutto rispetto. Adesso sul mercato è disponibile solamente col motore V10, quindi questa qui, la prima serie, era disponibile col vuoto. Il V10 arrivò qualche mese più tardi e secondo me la prima serie col vuoto rimane l'R8 con più personalità in assoluto. Beh, certo, due cilindri in più non fanno mai male a nessuno, però questo vuoto qui mi piace veramente tanto. A livello di prestazioni è molto simile alla mia M392. Qui dietro abbiamo un vuoto 4200 aspirato che sviluppa 420 cavalli e 430 Nm di coppia. Mi piace molto il fatto che il motore è centrale, che significa che nella guida sportiva questa macchina qui dà tante soddisfazioni. L'R8 era disponibile sia con cambio manuale che con il cambio elettronico. Come potete vedere, questa che sto guidando è un R-Tronic, che è un cambio al volante a frizione singola. Peccato per queste palettine al volante che sono piuttosto piccoline. Adesso stiamo scendendo pianino da qui, in attesa di trovare qualche rettilineo. Però già come prime impressioni devo dire che questo R-Tronic alle basse velocità è un pochino goffo. Diciamo che non è un cambio progettato per il traffico o per le basse velocità. Infatti il proprietario mi ha anche detto che tra una cambiata e l'altra mi consiglia di alzare un pelino il piede dal pedale del gas per cercare anche di preservare la frizione, perché mi ha detto che oltre ad essere delicata è anche piuttosto costosa. Mi ha detto che cambiarla costa circa 5.000 euro e se non siete molto bravi a gestirla vi dura anche meno di 20.000 km. Quindi se cercate un R8 usato io vi consiglio molto di dare un'occhiata allo stato di usura della frizione e del cambio. Perché comunque il bello della R8 prima generazione è che si trova a prezzi piuttosto accessibili. Stiamo parlando dai 40.000 euro in su, che comunque sia per una macchina con queste prestazioni, questo look da vero e proprio supercar, non è male. Questo è un esemplare completamente originale. Lo scarico non suona male, però ne ho viste un po' dal vivo con lo scarico modificato e con uno scarico un po' più aperto questo vuoto urla come si deve. Ammetto che se non avessi comprato la mia M3 un paio di anni fa, questa era una macchina che la consideravo. Beh, comunque le prestazioni sono di tutto rispetto, stiamo parlando di un 0-100 in 4 secondi e 6.
tante critiche sulla versione vuoto, ma io le trovo abbastanza infondate. O almeno, secondo me, le persone che la criticavano erano, secondo me, abituate a cavaliere più curate, ma non è male. C'è da dire che molta gente ha detto che Audi su questi motori aspirati barava un po' sui numeri, perché tanta gente che ha rullato le R8 vuoto sul banco dicevano che questo motore in realtà ha circa 400 cavalli. Stessa cosa anche per la mia M3, anche BMW a quei tempi barava un pochino sui numeri, anche la mia l'ho rullata, effettivamente anche il mio motore sviluppava 400 cavalli contro i 420 dichiarati. E poi ogni volta che guardo qui dallo specchietto vedo dietro di me quel grosso motore che è veramente uno spettacolo, non solo da vedere ma anche da sentire. Bene ragazzi, ho appena scoperto l'esistenza della modalità sport anche qui sull'R8, quindi premiamo subito il bottone e... Non male! La modalità sport rende queste cambiate dell'electronic più veloci e più brusche. Sapete, non sono un grande appassionato dei cambi al volante, però quelli a frizione singola non sono male, perché oh, la senti perfettamente la cambiata. Diciamo che questi cambi qui non sono il massimo nel traffico, però nella guida sportiva a me piacciono veramente tanto. Viene scaricata attraverso il sistema di trazione integrale 4, che però ha una taratura piuttosto sportiva, perché comunque fino al 35% della potenza viene scaricata sulle ruote anteriori, che significa che comunque se si stacca completamente l'elettronica si riesce a far partire il posteriore. Vi consiglio di cercare un esemplare che ha il bottone per irrigidire o ammorbidire le sospensioni, perché come ho potuto notare anche sull'M392, quella che ho comprato io non ce l'ha, però provando quella di un amico che aveva questa funzione devo dire che nella guida sportiva cambia tanto. Da parte di Audi si vocifera che l'R8 avrà vita breve. Dopo tutti questi anni probabilmente l'R8 o subirà un'elettrificazione o verrà proprio smessa la produzione, il che è un vero peccato, perché secondo me come rapporto qualità contenuti prestazioni sia da nuovo che da usato l'R8 secondo me è una macchina favolosa.
vedere che dopo tutti questi anni smettono di produrla, beh, è un vero peccato, soprattutto per noi appassionati. E ragazzi, devo ammettere, se io dovessi comprare un R8, io penso che andrei di vuoto, prima generazione, con quel bellissimo cambio manuale. Obiettivamente, se volessi la versione con V10, andrei direttamente Lamborghini, con ovviamente i pro e i contro. Dopo aver provato questa, guardate, io ne esco piacevolmente colpito da questo test, in un modo in cui ormai tutte le Audi attuali, eccone una, e che Audi, un RS6, in un mondo in cui ormai tutte le Audi sono uguali, e purtroppo devo ammetterlo, un po' peccano anche di personalità, questa qui è un'Audi che esce dal coro. E considerando che comunque i motori aspirati sono in via di estinzione, fa sempre piacere avere dietro la schiena un bel vuoto aspirato che tira fino agli 8000 giri. Beh, devo dire che fare la strada di La Turbie è sempre una figata. Guardate che vista, ragazzi. Anche lui con la RS3 si diverte. Devo dire, non male nella guida sportiva anche questi sedili. Non è facile trovarli sulle R8 vuoto perché è un optional. Però devo dire che nella guida sportiva sono meravigliosi, perché sono estremamente contenitivi e tutto sommato non sono neanche così scomodi. Quindi nel complesso, cosa dire? A me questa R8 vuoto mi ha colpito e mi piace, non poco. Sound, beh, un po' silenziosa, ma per quello lì si può sempre rimediare. Prestazioni, pur essendo una macchina che ha più di 10 anni, secondo me ancora prestazioni di tutto rispetto. Qualità, la qualità percepita è buona, perché comunque è un Audi. E ma cosa sta succedendo? Un raduno. Ok. La qualità percepita è molto buona, perché dopo tutto è un Audi, che vi piacciono o no, Audi qualitativamente parlando, gli interni li sa fare. Prezzo, come vi ho detto, è una macchina che parte dai 40.000 euro in su, quindi secondo me questi soldi li vale tutti. Forse l'unico problema, specialmente, oh, eccoli i nostri amici. Quindi forse l'unico problema, specialmente vivendo in Italia, i problemi possono essere legati alla manutenzione, perché comunque sia tra bollo, super bollo, anche eventuali tagliandi in Audi, è una macchina che forse, ecco, sotto quel punto di vista un po' vi costa, però come acquisto in sé, secondo me questi 40.000 euro a partire li vale tutti. Io voglio ringraziare Pier, il proprietario di questa auto, che me la sta facendo provare qui in questa tutora. Vi ricordo che nella descrizione video trovate il profilo, link al suo Instagram, dove pubblica contenuti con la sua macchina. E ragazzi, se è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!